Se lottava con un suo cugino. Vedete a sinistra del quadro quell'uomo alto e distinto? Quello è Lord Alfred Douglas, l'ultimo amante di Oscar Wilde, per il quale lo scrittore subì un processo per omosessualità e fu imprigionato nel carcere di Reading. Lì a destra vedete quel groviglio di rovi? È la confusione dei sentimenti dello scrittore, i suoi esagerati atteggiamenti estetici e, per contrasto, il suo acceso senso dell'umiltà, il suo cristianesimo elementare e, per contrasto, il suo grande amore per lo scandalo. Dopo che Wilde scontò la condanna, la società inglese non lo volle perdonare, dimenticò che aveva scritto capolavori come Il ritratto di Dorian Gray e L'importanza di chiamarsi Ernesto. Ma che colpa aveva Oscar Wilde di essere omosessuale? A 9 anni, se lottava con suo cugino, gli piaceva continuare a lottare. Quando l'insegnante lo divise da Bedford, il suo compagno di scuola, poggiò la fronte sul polso e pianse sul quaderno d'inglese fino a quando la lettera E si sciolse sull'H. A 18 anni, quando la cameriera lo svegliava, non gli sembrava una donna, ma una persona che puzzava di piatti. Allora decise di andare da un dottore, ma si innamorò anche di lui. Commento. L'omosessualità si diffonde perché la procreazione avviene sempre di meno per come l'ha conosciuta l'uomo. Eppure la vita umana continua ad accendersi per dare all'uomo la possibilità di trascenderla.